Questo programma è offerto da Buon pomeriggio cari amici di Capri Event e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Speciale Di Maro. Oggi giornata dei calendari, quindi alle 19 sapete ci sarà il sorteggio, ne parleremo prima di campionato il 18 agosto, l'ultima il 26 maggio, parleremo di questo, parleremo ovviamente del mercato con l'arrivo del terzino o forse più di uno, monitoreremo la questione portiere e poi insomma tutto quello che sta succedendo a Di Maro in queste ore. Lo faremo come sempre con i miei ospiti, Liberato Ferrara. Ciao Ilaria, buonasera a tutti. Francesco Infranca. Buonasera a voi. Buonasera e benvenuti. Più tardi andremo a Di Maro dove ci sono per noi in collegamento i nostri inviati Marco Bruttapasta e Gianni Borrelli. Allora iniziamo subito. Giornata di sorteggi, il calendario per la nuova stagione, voi sorteggio. Che cosa vi aspettate? Il sorteggio, cara Ilaria, lascerebbe intendere un qualcosa di, non diciamo casuale, ma abbastanza. In realtà ci sono tante di quelle indicazioni date al computer all'atto di fare il calendario che c'è ben poco di sorteggiato. Noi sappiamo che il Napoli gioca in trasferta. Gioca in trasferta perché c'è la problematica dello stadio. Ed è il quinto anno consecutivo che comincia in trasferta. Dovrebbe giocare contro una squadra non fortissima. Negli ultimi anni ha beccato sempre una neopromossa, che poi guarda caso a fine anno è sempre retrocessa. Prima il Pescara e poi il Verona l'anno scorso. Io dico che debutta ad Empoli il Napoli, così non lo so. Mi piacerebbe che il Napoli debuttasse. La cosa bella sarebbe debuttare a Frosinone a porte chiuse, perché il campo del Frosinone è squalificato. Però mi rendo conto che Frosinone, la partita con il Napoli, con le due con le romane e quella con la Juventus, Milan ed Inter, sono le partite dell'anno. Non credo che gli faranno la cattiveria di farle giocare a porte chiuse senza spettatori. Francesco. Liberato ha detto quasi tutto, nel senso, secondo me possiamo aspettarci un calendario che almeno inizialmente possa consentire alla squadra di fare un filotto di risultati positivi. Come sempre da qualche anno a questa parte cominceremo in trasferta, però questa squadra almeno durante la precedente gestione tecnica ha dimostrato che casa o trasferta poca differenza facesse, perché in trasferta ha fatto meglio chiaramente. Dicevo, ha sempre dimostrato un calcio discretamente propositivo e anche nelle due amichevoli fatte con Ancelotti, seppur contro squadre diciamo modeste, comunque di categoria inferiore, il Canovaccio mi è parso quello di un calcio propositivo, aggressivo, l'idea di andare nella metà campo avversaria e proporre gioco. Comunque secondo me anche quest'anno, pur iniziando in trasferta, secondo me non dobbiamo avere, lasciami usare il termine timore, nella sua accezione più generica e generalizzata, secondo me può essere un viatico per fare bene inizialmente e per dare entusiasmo, perché pare che nonostante un buon ritiro, nonostante i risultati encomiabili nelle amichevoli, nonostante si parli in maniera entusiastica dal ritiro, come ci diranno dopo Marco e Gianni, c'è comunque un'aria un po' di, non dico diffidenza perché è un termine magari spregiativo, magari negativo, ma pare che attorno alla squadra ci sia comunque un'aria. Beh, una sorta di insicurezza. Esatto, secondo me invece con un po' di risultati, un filotto di risultati inanellati all'inizio, magari viene cassato anche questa cosa. E vediamo su questo argomento che cosa ne pensano i nostri inviati lì a Di Maro. A voi la linea. Sì, l'aria qui dal Trentino ormai ho acquisito l'accento delle Alpi. Scherzi a parte,
Sono qui con due super inviati, ormai il nostro opinionista di punta, il professore Gianni Borrelli, e ci è venuto di nuovo a trovare l'avvocato Salvatore Menale. Ricapitolo un po' a voi due che non avevate le cuffie. Si parla del calendario della Serie A, oggi verrà sorteggiato. Ho visto un liberato, oh, cioè ho sentito un liberato Ferrara molto scettico sul fatto che il sorteggio avvenga in modo del tutto casuale. Io respingo queste illazioni, non credo a palline riscaldate, al massimo mi immagino che sulle palline ci saranno, le facce di Marotta e Carnevali. Scherzi a parte. Che tipo di avversario vorreste all'inizio? Un avversario forte? Addirittura il Napoli potrebbe beccare la Juve, l'Inter. E quindi magari sfruttare anche il fatto che queste squadre possano essere in rodaggio, oppure un avversario, diciamo, più malleabile. Voglio sentire per primo Salvatore Menale e poi Gianni Borrelli. Buonasera a tutti. Innanzitutto, io credo che, diciamo, condivido i dubbi di Liberato sulla casualità del sorteggio nel sistema calcistico italiano. Io credo che più che andare a guardare le squadre che si incontreranno all'inizio, sarà importante la combinazione di partite nelle ultime giornate di calendario, perché lì, voglio dire, se non è un discorso di sorteggio, diciamo, gli dèi comunque non ci sono mai stati favorevoli. Comunque prevedo un avversario debole per il Napoli alla prima. Buonasera a tutti, c'è Ilaria, c'è Francesco, c'è Liberato. Niente, io per motivi legati alla nostra storia temo solo il sorteggio di Champions, normalmente da qualche anno a questa parte, dove per mano una macumba negli ultimi anni un po' sottigliata, ma comunque le nuvole nere di quel sorteggio ancora mi ricordano, come dire, mi paralizzano quando ci sono i sorteggi Champions. Io preferirei partire dalla Fiorentina, in particolare Fiorentina-Napoli, dove poi noi tre abbiamo lasciato, ci siamo lasciati per un discorso legato anche a una rivincita personale, ragazzi, siete d'accordo, no? Perché abbiamo convissuto su quegli spalti, c'è neanche un quarto fuori campo qui che c'era con noi quel giorno. Questo quartetto ha lasciato quello stadio un po' abbacchiatello, no? Quindi io ripartirei da lì. Poi invece io sono il contrario all'ipotesi, non sono d'accordo sull'ipotesi che paventano i miei amici qui in studio, e certamente i miei amici qui a Di Mare, qualcuno di voi in studio sul discorso del pilotare di sorteggi, non credo. Credo che insomma non si arrivi a questo. Un campionato non può avere sorteggi pilotati, forse per le partite secche, eliminazione diretta potrebbe essere, ma in un campionato così lungo non credo. Onestamente voglio pensare bene stavolta. A me piace l'idea del direttore Liberato Ferrara, Empoli-Napoli, e per, diciamo, lo spessore dell'avversario, e perché ci consentirebbe di nuovo comunque di andare a mangiare una fiorentina dalle parti di Fiesole. Noi ci facemmo sta trasferta dopo Orsato, praticamente arrivammo un quarto d'ora all'inizio della partita, per lasciarvi immaginare. Comunque Ilaria, ti ridò la linea, crediamo tutti nell'onestà del calcio italiano, questo penso sia evidente. Grazie, grazie Marco. Perché vengono immessi dei dati nel calendario, in un Sì, computer. vabbè, però così viene chiamato Liberato, così viene definito. Quindi anche per una semplicità, ecco, di una velocità di dialogo, Noi noi già sappiamo tante così diciamo. cose. Si sa, per esempio, che durante i turni infrasettimanali non ci possono essere scontri tra squadre di vertice né derby. Io non credo che il Napoli debutterà con una grande partita. La grande curiosità è sul debutto della Juventus, che dovrebbe cominciare in trasferta. E poi dove? Perché? Perché la partita della Juventus verrà venduta in tutto il mondo, verrà vista in tutto il mondo, perché sarà il debutto di Cristiano Ronaldo. Quindi sicuramente non sarà a Frosinone, perché con lo stadio il Frosinone ha due partite a porte chiuse, quindi sicuramente non giocheranno a Frosinone. Ci vuole un bello stadio, di stadi belli in Italia purtroppo non ce ne sono molti, e quindi sentivo da qualche parte che la Juventus potrebbe debuttare a Udine. Se dovesse davvero succedere questo, il sorteggio sarà stato completamente onesto, trasparente, no, Francesco? Udine è una sorta È un di bello stadio. feudo, no? Lo stadio sicuramente è bello, perché poi da poco è diventato Dacia Stadium, l'hanno ristrutturato. Sono stati i primi qualche stagione or sono a levare a fare l'esperimento di levare praticamente la divisione tra il campo per destinazione e le tribune, dunque un contatto alla inglese tra il pubblico e il campo.
con questo affare Mandragora comprato dalla Juve a 20 milioni di euro e con la ricompra garantita alla Juve a 25, c'è qualcuno che, più di qualcuno in verità, che maligni il fatto che l'Udinese si sia un po' sassuolizzata, e dunque già alla luce di questa ipotesi parlano di eventuale, come posso dire, un ennesimo caso Scanzuolo. Però io non sono cattivo come te, tu sei un Gargamella che maligno e malvagio, io invece credo ancora nella buona fede. Tu non ci credi? Va bene, li abbiamo accoppiati per questo, va bene? No, ma lui non ci crede. Lui è credo nella buona fede. Credo nella buona fede, anche se parlando di mercato, abbiamo parlato di Mandragora e dell'Udinese, credo che alcune operazioni di mercato condotte finora da alcune squadre di medio campo. Non credi che Santon sia stato venduto per 10 milioni? No, credo che siano stati sicuramente venduti, però ne parlavamo spesso, magari dopo, quando l'area. Ti ho anticipato, perdonami, quando parleremo di mercato c'è sicuramente una bolla speculativa. Perché vedo che ormai sta diventando proprio tipo un happening. Sì, fuori al bar, così. Dobbiamo chiedere a Gerardo, domani faccio trovare un aperitivo, qualcosa. Se vogliamo andare avanti, abbiamo parlato del calendario, e io vorrei parlare con voi invece del terzino, perché sappiamo che il Presidente sta facendo questa rubrica, da delle smentite, da delle conferme. Comunque Arias è molto molto vicino al Napoli, però c'è anche Sabalì che aspetta domani proprio per le visite mediche, perché sembrerebbe esserci l'accordo con il club, con il Bordeaux e con il Napoli. Quindi a questo punto che cosa succederà? Nelle ultime ore è spuntato anche un altro nome, perché De Laurentiis ha sempre detto ci stiamo muovendo su più profili. Ovviamente sono tante le questioni legate al terzino, c'è l'infortunio di Ghoulam, c'è anche la questione di Usai. A questo punto, tra smentite e conferme, chi è vicino realmente al Napoli? Francesco. Per quanto riguarda il colombiano, è un giocatore sicuramente monodinamico, monodimensionale, nel senso che è un destro naturale che predilige giocare solo ed esclusivamente in fascia destra, dunque sarebbe l'alternativa plausibile, il ricambio tra virgolette ad Isai. Alternativo o titolare? Presumo che in questo momento il titolare sia Isai, e anche alla luce di quanto fatto vedere nelle due amichevoli, è uno che ha dimostrato di avere subito gamba, non è mai stato poco forte fisicamente, però in questi 10 giorni di preparazione secondo me ha palesato una buonissima condizione fisica, un'esplosività del primo passo. Poi Isai lo conosciamo tutti, ragazzi, non è un giocatore tecnicamente sopraffino, è un giocatore che ha una discreta qualità tecnica, ma è uno a cui piace andare negli spazi, potente fisicamente, sicuramente preferisce la sterzata al dribbling secco, tra virgolette, di tecnica. Dall'altra parte abbiamo un problema, è indubbio, perché Ghoulam non sappiamo quando e come riprenderà a pieno regime. In ogni caso, anche se dovesse riprendere rispettando quelli che sono i parametri stabiliti dallo staff medico, non prima di un mese equivale a dire che almeno le prime 3-4 partite di campionato e l'esordio di Champions League non te lo ritrovi. Ilaria giustamente faceva riferimento a più nomi, si parla tanto di questo Sabalì, tra le altre cose è un giocatore che rispetto al colombiano, che è monodimensionale, è un giocatore utilizzare. Esatto, come ci suggeriva Ilaria, è un giocatore che fa della poliedricità, è uno che può giocare a destra e a sinistro e magari può darti una mano nel caso in cui Ghoulam dovesse un po' allungare i tempi di recupero. Tornando a Isai, in connessione con la fascia sinistra, nell'ultima mezz'oretta col Carpi lo hanno fatto giocare a sinistra. Io credo che a sinistra non si esprima bene perché lui preferisce lavorare solo con il destro, perché a sinistra perde un tempo della giocata, perché sempre, comunque, in ogni caso, anche lo scorso anno quando è stato adattato a sinistra, lui tende a portare palla col destro e poi rientrare, dunque perde un tempo di giocata ed è monodinamico su quel lato. Anche col Carpi, l'ultima azione che ha fatto, ha puntato in contropiede e ha preferito andare interno al campo, mettendo il gomito sinistro per tenere l'avversario sul suo lato debole, è venuto dentro al campo pur partendo da sinistra. Adattare per adattare, credo che magari puoi arrangiare la prima, la seconda settimana, ma se Ghoulam dovesse allungare i tempi di recupero, speriamo di no,
credo che piuttosto che prendere il colombiano, o prendere il colombiano ma affiancare anche un giocatore che possa giocare tanto a destra quanto a sinistra, come il francesino del Bordeaux. Col Bordeaux poi abbiamo già fatto lo scorso anno un affaruccio con un as, dunque presumo che le due società abbiano anche rapporti di tipo mercantile in positivo, insomma. E invece per quanto riguarda il portiere, sono due i nomi proprio caldi, quello di Ochoa e quello di Bardi, però c'è una netta differenza fra questi due giocatori, una netta differenza sostanziale. Allora, Bardi l'uno è uno... non potrebbe no, fare assolutamente. Da, Bardi è uno che ha sempre giocato titolare, ha avuto un percorso un po' tortuoso, perché di lui fino a 3-4 anni fa, con la primavera dell'Inter e poi con l'Under 21, si parlava di un giocatore di grosse prospettive. Ha fatto la A Frosinone, sono retrocessi, ha fatto la B, hanno vinto il campionato, le ultime giornate non ha giocato perché ha avuto un infortunio. Ha fatto le ali, se non ricordo male. Lui non ha giocato mai in Serie A, credo. Non vorrei dire una stupidaggine. Mi prendi in contropiede, sono impreparato e chiedo perdono ai telespettatori. Comunque è uno che ha sempre fatto il titolare. E il problema secondo me è un altro. Se tu hai investito tanto su Meret, si presuppone che il ragazzo tra un mese, barra un mese e mezzo, sia pronto. E debba giocare. E se prendi un giocatore importante o comunque di spessore come Bardi o anche Ochoa, poi c'hai tre portieri importanti, o comunque ciascuno con le sue caratteristiche tecnico-tattiche, che può ventilare l'ipotesi di poter giocare. Generalmente il terzo, non dico che fa solo le partitelle il giovedì infrasettimanali, ma quasi. Non lo so. Liberato, il presidente disse: io voglio un terzo che comunque abbia esperienza, e poi invece ha detto: io sono come un papà per questi ragazzi, quindi prendere un altro portiere troppo forte andrebbe comunque a rompere degli equilibri. Per quindi a questo Dio, punto rischiamo di vincere qualche partita. Ochoa è ancora più lontano, no? Allora, io Francesco ha giocato a porta a discreti livelli, sia pure dilettantistici, e quindi di portieri ne capisce molto. Però il fatto che Bardi, se viene Bardi, viene per fare il terzo portiere, non vedrà mai la porta. Ochoa no, però. Ochoa se viene, secondo me, se la gioca alla grandissima. Con tra le altre cose ha fatto un mondiale molto, 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 molto positivo. Poi è un portiere di grande affidamento. Io andrei decisamente su Ochoa, ma tutta la vita, che come minimo può essere un dodicesimo affidabile, può dare tranquillità a Meret, può giocare... Sarebbe veramente uno che fa da chioccio a Meret molto più di quando non lo è Carnesis. Poi vediamo quello che succede. Sarebbe divertente il giochino che fa De Laurentiis, vero o falso? Io di nascosto, ma non lo farà mai sulla radio ufficiale, gli rifarei vero o falso con le cose che lui ha detto il giorno prima. Perché secondo me sarebbe divertente, perché ieri ha detto che il Napoli avrebbe preso due terzini, oggi ha detto che uno. Quindi, ma è vero che il Napoli prende due terzini? L'ha detto lui ieri. Falso, falsissimo, bufala. Sarebbe un'esperienza estremamente interessante. Invece, per restare sempre in tema di mercato, andiamo anche un pochettino alle uscite. Quindi, Francesco, secondo te ci saranno delle cessioni importanti? Io credo che una cessione che si ventila già da un pochino e che invece non faranno, proprio per tutelare la fascia sinistra, sia Luperto. Luperto lo stanno adattando a sinistra, è chiaro che non è il suo ruolo, questo è un centrale forte forte sull'uomo, è un centrale che nella coppia difensiva centrale a Empoli ha fatto benissimo, qualche volta l'hanno adattato a sinistra, ma come spot in caso di necessità. L'Empoli lo rivorrebbe, Andrea Zoli, che è l'allenatore dell'Empoli, è innamorato di questo giocatore, e credo che invece Ancelotti non lo lasci partire, almeno fino a quando o si prendono, come accennavi tu, si coprono i due spot con il mercato, ricorrendo al mercato delle due fasce laterali per i terzini, o si possano avere notizie certe circa il pieno recupero, la piena affidabilità, perché il recupero è dato per certo, la piena affidabilità fisica e quindi tecnico-tattica di Gullam. Quello però, per esempio, è un giocatore che io farei partire, perché Empoli te lo fa giocare titolare, tu prossimo fine anno ti ritrovi con un giocatore che ha fatto 30 partite in A marcando Cristiano Ronaldo, Icardi, cioè facendo bene. È partito il fratello di Insigne, che credo sia un ottimo giocatore, in B fa la differenza. Mi sarebbe piaciuto vederlo in una squadra di buon livello, medio-basso livello in A, per testarlo, ma questo è in B, è uno che fa la differenza, a Benevento stanno facendo uno squadrone. Cicerettini alla promozione. E Tonelli? Cicerettini pare che sia. No, già andato. Pare che sia ufficiale. Tonelli al Cagliari? Tonelli, devo dire la verità, io quando lo prendemmo dissi: Madonna Santa, questo c'entra davvero come i cavoli a merenda.
con quei piedi quadrati di legno, con il lavoro tecnico, l'impostazione dal basso che fa Sarri. Però devo dire la verità, ogni anno che te lo ritrovi, questo gioca una partita, cinque partite, 10 partite, e butta sempre il cuore oltre l'ostacolo, a prescindere dai colletti, questo è uno che si fa ammazzare per i compagni di squadra e si fa ammazzare per la maglietta che tiene addosso, e credo che uno così lo vuoi tenere sempre con te, come gli spartani, no? Te lo porti nella fila come oplita a combattere. Questo è uno che si fa ammazzare per te, per la squadra e per i compagni. È chiaro che se vai in una società che non è il Napoli, diciamo dal quinto, sesto posto in poi, questo è uno che fa la differenza, perché certo, sull'uomo è un cane, forte forte, insomma. Liberato, sei qualcosa da aggiungere sulle uscite? Credo che l'unico, ne abbiamo già parlato ieri, l'unico giocatore veramente interessante in uscita, al di là di qualche big che potrebbe uscire Mertens, potrebbe uscire Calegon, è questo Grassi. Anche se io penso che se il Napoli davvero chiede 15-20 milioni... Francesco, Ancelotti sta facendo degli esperimenti. Col Carpi l'ha fatto giocare un quarto d'ora terzino destro. Il gol è colpa sua, perché si vede che non c'ha proprio l'impostazione del difensore. Era messo male col parametro palla porta avversario, l'ha messo di spalle. Il giocatore del Carpi gli ha tagliato le spalle. Però questo come terzino è uno che, forte fisicamente, dà del tuo al pallone, passo, capacità di corsa. Quei 10 minuti che ha giocato al posto di Allan a destra, fatta eccezione per il gol che ce l'ha sulla coscienza, ma ormai l'aspetto nervoso della partita era calato, potrebbe essere. E poi uno che l'anno scorso a centrocampo con la spalla ha giocato sempre e ha fatto bene. No, la mia perplessità è sulla valutazione, perché tu 15 milioni in Italia per un centrocampista le possono spendere Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma, forse la Lazio. Le altre squadre no, poiché questo non è un giocatore da prime 5-6 squadre, almeno in questo momento. L'idea che si possa vendere per 15-20 milioni la trovo fuori dalla grazia di Dio, perciò ho qualche perplessità. Però questo è un altro che dovrebbe giocare. Sì, anche perché, perdonami, se lo mantieni in rosa va a finire che lui e Rog, se questo è l'anno in cui Rog deve esplodere, perché ha spot liberi per avere minutaggio, se tu gli metti vicino uno e comunque lo scorso anno con la spalla a giocare o ritrovare quasi, facendo anche dei golletti, inizi poi che l'allenatore, è vero che l'allenatore vuole sempre avere delle scelte per fare quanto meglio possibile, però inizia a mettere in contrapposizione due giocatori, uno che si sta lanciando, un altro che si è lanciato in passato e si deve recuperare. Non lo so, io uno dei due darei Grassi e terrei Rog per vedere questo di che pasta è fatto, perché con la Dinamo Zagabria era un top, un crack di mercato, si è un po' intristito questi due anni. Rientriamo tra pochissimo dopo la pubblicità, rientriamo con i nostri amici lì a Di Maro, restate con noi. Vacanze da sogno in Trentino presso la residenza turistica RTA Nevesole Folgarida, situato nella Val di Sole. La struttura offre ai suoi clienti la comodità di usufruire di appartamenti con angolo cottura, camere doppie o singole, saune, sala giochi e altro ancora con i servizi di un hotel. Cosa aspetti? Contatta il numero 046 3988 111 e rendi unica la tua vacanza. Sono scrigni di ricordi che il tempo rende labili. I pensieri e le immagini si rincorrono alla ricerca di sensazioni perdute. Il tuo profumo, la tua delicatezza, l'unicità del tuo sapore. Niente è perso. Tutto si trasforma.
Eccoci ritornati, andiamo subito a Di Maro dai nostri inviati. Allora Marco, vengo da voi perché stiamo parlando di mercato e voglio sentire anche la vostra sul capitolo Terzini, soprattutto. Sì, Ilaria, nel frattempo qui da Di Maro, nel frattempo che Francesco Sì, io vi sento, Ilaria, nel frattempo che Francesco Infranca parlava, hanno montato il palco per Gino Rivieccio, siamo andati a Malé a mangiare dell'ottima polenta e siamo stati al campo di allenamento del Napoli. Scherzi a parte, vi sentivo parlare di mercato, di Ochoa, del terzino e delle uscite. Io dico la mia, la differenza tra Ochoa e Bardi è come se a me chiedessero di uscire o con Violante Placido o con la Merkel. Qualche tentennamento lo avrei. Ochoa o Bardi, Sabalì o Arias, e chi ti aspetti tra le uscite? Francesco Infranca parlava, a parte beh, Ciciretti è stata ufficializzata, si immaginava Luperto, Tonelli, Grassi. Per me, ove mai arrivasse Ochoa al Napoli, per me Ochoa quest'anno fa il titolare. Io sono convinto di questa cosa, è un portiere che mi piace tantissimo. Io l'unico dubbio che ho su Meret è appunto, parte un po' di musica, non fa niente, e riguardo l'esperienza. Però per me, ove mai arrivasse Ochoa, fa il titolare. Sicuramente Sabalì mi sembra l'esterno più vicino, perché può coprire, può giocare su entrambi i lati, e questa è una necessità per il Napoli, perché la situazione di Goulam mi sembra complicata e tutt'altro che chiara. Rimane poi il problema sempre degli obiettivi, perché diceva prima il direttore Liberato, ove mai si potesse rischiare di vincere qualcosa. Io credo che il Napoli l'anno scorso, al di là di Orsato, al di là di determinati episodi, di infortuni, non abbia vinto perché gli manca un centravanti da 35-40 gol a stagione. Quindi personalmente mi aspetto, forse più che altro spero, un'uscita anche importante, probabile Mertens, però deve arrivare un centravanti forte, altrimenti il Napoli non è competitivo, e con il mercato che sta facendo e farà la Juventus lo sarà ancora meno, secondo me. Gianni, dopo questa nota di ottimismo dell'avvocato Menale, cosa vuoi aggiungere? Io suggerirei pragmatismo agli amici del Calcio Napoli, basta così, adesso bisogna chiudere sto cantiere, chiudere sto ritiro, andare seriamente, insomma, a concentrarsi per la prossima stagione. In questo ritiro, come tutti i ritiri del calcio degli ultimi anni, sempre di più oramai si ha l'esigenza di anticipare la fine del ritiro per andare a cominciare a fare le vere amichevoli che preparano i calciatori mentalmente e fisicamente. Bisogna chiudere il cantiere, comprare questo benedetto esterno di destra o di sinistra. Abbiamo questo grave problema da risolvere, abbiamo l'attaccante da mettere in casa, dobbiamo lavorarci ancora intorno. Ancelotti ha bisogno di chiudere questo cantiere e di mettersi a correre quanto prima, perché la stagione sta per cominciare. E io sono veramente un po' stanco, ma come tifoso parlo, non certo come opinionista in questa televisione, perché posso parlare quanto vogliamo, ma come tifoso oggi sono un po' stanco, vorrei vedere Napoli con un cantiere chiuso, definito, senza troppo più parlare. Lascerei a questo punto la parola al campo, ai tecnici e ai tattici. Io prima di dare la linea voglio ricordare anche, come diciamo, aggiornamento di mercato. Oggi De Laurentiis ha parlato non solo alla radio ufficiale ma anche a Premium. Io ho sentito, non l'ho letta dal nostro sito per Sempre Napoli oppure da altri siti, Aurelio dire: ho chiesto a Carlo, vuoi che dia in prestito inglese? Lui mi ha detto: Aurelio, ma che sei pazzo? Come la interpretiamo? Bluff? Perché a me un po' sono rimasto poi guidato. Allora, scherzi a parte, su inglese io penso questo: può restare nella rosa del Napoli, ma secondo me come terza punta, perché la mia preoccupazione è in una settimana in cui magari ci può essere un Milan-Napoli, un Napoli-Manchester United di Champions e un Atalanta-Napoli, diciamo Milik non può farle tutte, e secondo me con inglese un minimo il livello scende. Io, Ilaria, vi ridò la linea, anche perché c'è un furgone che sta attentando all'incolumità del nostro service, quindi prima che cada la telecamera è tutto. Vi saluto da Di Maro sperando in un terzo intervento. Salutiamo Marco sperando di rivederlo, lui e i suoi ospiti. Infatti, allora ci diceva cose, esatto, ci diceva cose importanti, se possiamo e siamo competitivi, se la rosa rimane così,
e poi soprattutto su inglese. Trovo che il ragazzo abbia una colpa, purtroppo, è che è quella di non essere Cavani o Benzema, ma non è colpa sua, purtroppo. Io invece ho visto un giocatore che nelle due partite amichevoli si è impegnato tanto, ha fatto a spallate, a sportellate con i difensori avversari, ha coperto bene la palla facendo salire i trequartisti, frapponendo sempre, comunque in ogni caso, il corpo tra l'avversario e la palla. Ha fatto un gol col Carpi di chiara sopraffino, perché ha stoppato palla con il piede non dominante, si è girato in una frazione di secondo con l'avversario alle spalle, l'ha messa in diagonale sul palo opposto, e uno che di testa la prende sempre. È chiaro, purtroppo i tifosi guardano lui e vedono lo spot che dovrebbe essere occupato, perdonatemi, a pieno diritto, a pieno titolo da Cavani, da questo che più o meno ha fatto 20 gol in due anni a Chievo e poco altro, ma non è colpa sua. Io invece credo che sia un buonissimo giocatore, e come diceva l'avvocato Marco e gli ospiti, gli amici da Dimaro, è un giocatore che secondo me in questa rosa potrebbe fare la sua figura, perché è un giocatore diverso da quelli che hai, perché Milik, nonostante sia forte fisicamente, è uno che profumato, l'ho definito, è uno che non gli piace andare nelle botte, ed è uno che quando va uomo uno contro uno col fisico preferisce non spizzare la palla di testa, ma è uno che preferisce metterla giù, lavorarla, fare da sponda. Un giocatore molto tecnico, un giocatore ricorda vagamente, nonostante le leve lunghe, Ibrahimovic, perché anche lui è molto rotato tecnicamente, nonostante sia molto alto. Sappiamo tutti che la coordinazione è, per chi è brevilino, è assai più semplice il dominio tecnico della palla. Mentre invece inglese è uno che spizza le palle di testa, va veramente, come si dice a Napoli, nelle mazzate. E Marco faceva riferimento a tre partite, un microciclo tipico di quelli che può affrontare il Napoli, cioè una gara di Champions League importante, seguita da una gara di campionato con una big o presunta tale, e immediatamente dopo ritorno alla Champions League una squadra di medio o alto livello. Sicuramente uno come inglese, gli ultimi 20-25 minuti, va in difficoltà, non riesce a trovare spazi, lo metti lì davanti, lo fai fare a botte con i difensori avversari, può succedere una spizzata, non lo so. Io credo che l'unica colpa che abbia Roberto Inglese in questo momento è non essere Cavani, ma non è colpa sua, purtroppo. Tra Cavani e Inglese c'è un abisso, è chiaro allora, che c'è un abisso. Non è colpa di Inglese, ed è stato molto brutto quello che hanno fatto alcune persone che lo hanno offeso sul suo profilo Twitter, credo. Però ragioniamo un attimo. Il Napoli 2 anni fa prese a un certo punto Pavoletti, che era nel giro della nazionale, e Pavoletti venne a Napoli per fare da comparsa. Per sua esplicita ammissione disse: io a Napoli sono stato benissimo, purtroppo mi sono subito reso conto che per me era impossibile giocare in quella squadra. Il livello del Napoli e di altre 3-4 squadre in Italia è talmente alto che un inglese che farebbe la fortuna di qualunque squadra dal sesto posto in giù, nel Napoli fa fatica ad essere considerato anche come riserva. Non è che l'inglese sia scarso, per amor di Dio, è che c'è la necessità, anche quando non gioca il titolare, che ci sia un'alternativa adeguata. Per questo secondo me l'inglese non è proprio l'ideale, ma lo dico senza nulla avere contro il ragazzo, che ha ragione Francesco, è uno che si butta nel fuoco, eccetera, può giocare in determinate partite, però purtroppo tu non è che ti scegli la partita in cui puoi essere utile. Se sei un'alternativa, scendi in campo quando ci sono queste sequenze di partita, e se c'hai veramente Milan, Manchester United e poi dopo anche Atalanta, fai fatica a entrare nella terza partita. È chiaro, poi potresti giocare contro il Parma, contro l'Empoli, contro il Frosinone, puoi giocare tranquillamente, ma non sappiamo quando ci sono queste partite, e quindi il Napoli ha bisogno di qualcosa in più. Siamo d'accordo. Vogliamo ritornare a Di Maro? Eccoli. Ritorno da voi perché voglio una impressione su quello che è il clima lì a Di Maro, fra i tifosi. Sì, Ilaria, vi sentivo le considerazioni su inglese, sì, io sentivo l'intervento di Francesco Infranca appunto su questo giocatore, mentre per quanto riguarda il clima a Di Maro tra i tifosi, io ho detto in questi giorni che
è un terzo ritiro per me un po' particolare, diverso dagli altri due. Due anni fa c'era questa enorme incertezza su Higuain, il famoso meteorite di cui parlò Lombardo, che condizionava inevitabilmente l'umore dei tifosi. L'anno scorso c'era umore a mille da parte dei tifosi, si diceva che fosse l'anno buono, e al netto del doping arbitrale di fatto lo sarebbe stato. Quest'anno tutti attendiamo il grande colpo, c'è la consapevolezza di avere un'ottima squadra, ma non forse una squadra da scudetto. Voglio sentire prima l'avvocato Menale e poi il professore Gianni Borrelli. Io sarò, la mia opinione mi sembra chiara dall'intervento precedente, cioè il Napoli a mio avviso sta lavorando bene, perché Fabian Ruiz è sicuramente un ottimo calciatore, Verdi è un ottimo calciatore, è partito solo Jorginho che probabilmente nelle idee tattiche di Ancelotti sarebbe servito a poco. Ho dei dubbi, ripeto, sulla personalità di Meré, sul suo fatto di essere pronto, però è un giocatore che non si discute. Però il discorso è questo, a mio avviso: se il Napoli non prende un attaccante da 35-40 gol a stagione, io la vedo veramente dura ad essere competitivi fino in fondo come lo siamo stati lo scorso anno. Voi immaginate il Napoli lo scorso anno con un Higuain, con un Cavani, cioè con un calciatore che le partite le riesce a vincere anche da solo. Il Napoli non ha questi calciatori in rosa. Milik, il miglior Milik, è un ottimo calciatore, ma non è un grande centravanti, secondo me. Professore, tu che sei un veterano, ormai sei di casa qui a Di Maro, che umore, che atmosfera respiri rispetto agli altri anni? Vabbè, ovviamente più di attesa, no, ma discorso Milik e Gulam, Salvatore, bisogna tenerli fuori da certe considerazioni, perché sono veramente una scommessa quest'anno. Gulam più di Milik, secondo me. In realtà Cavani forse non verrà più a Napoli, perché c'è un mezzo accordo con il Real Madrid, pare in queste ore si stia anche concretizzando qualcosa di serio su questo argomento. Però si libera Benzema a questo punto, perché è inconciliabile avere due top player in lo stesso ruolo. Per Benzema, al netto di quel problemino con De Laurentiis, è un po' vecchiotto, potrebbe avere la classica chiamata da Ancelotti. C'è un Balotelli che tira, non tira, ma insomma non si capisce dove vuole andare, e probabilmente il Marsiglia non è ancora chiuso per lui. Io direi di puntare a obiettivi del genere, perché tutti possono essere utili alla casa. Balotelli tra l'altro è uno di quelli che, se dovesse puta caso arrivare a Napoli e stesse bene, potrebbe davvero spostare equilibri importanti. Di Benzema si sa tutto. Balotelli forse è ancora nel suo libro di sportivo qualche pagina deve ancora scriverla, e vorrei, sarebbe bello la scrisse a Napoli, nella sua città d'adozione, dove lui c'ha una figlia, e sarebbe una bella storia forse. Io credo che la cosa si stia pensando in questi giorni. Ripasso la parola a Marco, saluto Ilaria, tra l'altro c'era Ugolini, voleva salutarla ma non ce l'ha fatta in tempo perché è passato per un collegamento, e saluto Liberato e Francesco, alla prossima qui da Di Maro. Io prima di salutarvi veramente chiedo al Presidente di non comprare Benzema, perché è vecchio, si può scordare il gas appicciato, cioè non si mette a osservare i cantieri, abbiamo bisogno di gente giovane. Veramente i vecchi stiano con i vecchi, i giovani con i giovani, è così, c'è Vinicius, come dice Liberato, forse ci sarà Caneus, quindi vi do la linea, qua stanno suonando le campane, il nostro service di fronte alla chiesa è potere Marco, cattolico, non può fare nulla, troppo potente, vi diamo la linea da Di Maro, sperando in una giornata un po' meno movimentata dopo. Ciao, sei stato Maia, simpaticissimo, ciao, Marco, ti ringraziamo come sempre, ringraziamo gli altri suoi ospiti. Io saluto Massimo Ugolini e speriamo che la prossima volta abbiamo occasione, ecco domani, dopodomani, di salutarci per Benino, perché Liberato? Non ci siamo sabato. Come non ci siamo? No, chiudiamo domani. No, come Gerardo? Gerardo a me aveva detto fine sabato. Scusami Gerardo, perché fine sabato? Mi volevi far fare qualche altra cosa? Se c'è uno straordinario, se c'è un... va bene così. Io non mi fiderei a venire in uno studio chiuso dove c'è solo Gerardo. Però no, vabbè, io mi fido di Gerardo, mi fido al 100% del nostro Gerardo. Anzi, che ringrazio sempre perché è lui che qui guida tutto. Allora, ritorniamo un pochettino a parlare, Francesco. Al di là del clima di cui ci hanno raccontato, che come dicevi anche tu prima, no? Non è un clima di entusiasmo, ovviamente c'è un po' questa incertezza, però effettivamente così come è il Napoli,
e in virtù anche del mercato delle altre, che cosa pensi? A cosa può puntare quest'anno il Napoli? Nella massima sincerità. La scelta di Ancelotti credo che sia funzionale ad un determinato progetto che la società caldeggia da sempre e che magari sulla scorta della stagione scorsa fatta dalla Roma in Champions League ha ingolosito il presidente e lo staff societario. Io credo che... Scusami? Lo staff societario? Finiscila. Vai avanti, anche sono curioso di conoscere. Credo che l'idea di fondo sia di fare una discreta Champions League, di andare quanto più avanti è possibile per rendere il marchio e il nome del Napoli sempre più spendibile su mercati che siano al di fuori del territorio nazionale, e presumo che questa squadra, fermo restando, come diceva anche il prof Borrelli, il sorteggio, se hai un sorteggio particolarmente ti avvantaggi, nulla vieta a questa squadra, che è una squadra costruita per far bene anche a livello, se non soprattutto a livello internazionale, di fare una discretissima Champions League. E in campionato sono d'accordo con quelli che dicono che questa squadra manchi il finalizzatore che faccia 35 gol, però è anche vero che il finalizzatore che fa 35 gol ce ne sono davvero pochi, e tu entri in un contesto dove vai a cozzare con le esigenze del Real Madrid, che deve surrogare Cristiano Ronaldo, cioè uno che fa 50 gol la stagione, e dunque loro dovranno prendere necessariamente un attaccante che sia di grido, magari non gratificante esteticamente come era CR7, e da questo punto di vista Cavani sicuramente non rientra in quei parametri estetici, però Cavani è uno che fa 30 gol, e secondo me al Real hanno necessità di prendere un giocatore che magari non gli fa vendere le magliette, ma gli garantisca almeno quei 30, 35, 40 gol che CR7 gli garantiva sempre, comunque in ogni caso. Se vai a cozzare con le esigenze di uno squalo, di un dinosauro del mercato, un dinosauro inteso come ferocia, certo, del mercato come il Real, io penso che devi palesare i tuoi limiti, e rimanendo così. E alla luce di quello che facevi giustamente notare tu, i competitor hanno preso, a prescindere dalla Juve che fa mercato a parte, l'Inter sta prendendo giocatori importanti, però non sono d'accordo sul fatto che la Roma stia facendo meglio del Napoli. Perché da un lato si punta sempre il dito contro Giuntoli e dall'altro si esalta sempre Monchi, però Monchi ha preso il miglior portiere del mondo e lo ha venduto, sta vendendo Gelli di famiglia e lo ha surrogato con una perfetta incognita. Io credo che il portiere che hanno preso sia una sorta di bicchiere di plastica personale. Io sono convintissimo, tra le altre cose credo che Mirante sia un giocatore eccezionale, lo conosco ai tempi del Sorrento, è uno che secondo me ha fatto una carriera inferiore rispetto a quella che avrebbe fatto. Quello che volevo dire, non dobbiamo sempre guardare in casa dei competitor con occhio critico rispetto a quello che fanno in casa nostra, perché Monchi, il metodo Monchi, ci hanno scritto un libro, io l'ho letto, è estremamente formativo e anche interessante, però non è tutto oro quel che luccica, perché il prerequisito di questo libro è: prendi un giocatore importante, lo paghi 3 lire, lo vendi tanto, la metà di quello che investi te lo metti in tasca per i prossimi bilanci di esercizio. Le plusvalenze che postula la strategia posta in essere dal Napoli e da Laurentiis da 15 anni. Allora non può essere che uno è cattivo e l'altro scrive i libri ed è il genio del mercato, perché da questo punto di vista da una parte delle due c'è un pregiudizio e non va bene, secondo me. Sono stati fatti tanti nomi per l'attacco, al di là di Cavani che è diventato più che altro il sogno di tutti quanti, però circolavano nomi come Balotelli, Belotti, Gianni ci parlava proprio di Balotelli. Potrebbe essere un profilo da Napoli, ma io intendo in campo e fuori dal campo. Ah, questo è uno che da ragazzo buttava le porte del terra, questo è uno che faceva il titolare in primavera, quando faceva il primo anno di allievi nazionali, dunque 3 anni sotto età. Questo uno è tecnicamente... Ma quello era già titolare in Serie A. È diverso. Loro avevano puntato tanto, l'Inter aveva puntato tanto su questo giocatore. Credo che lui abbia pagato degli errori di gioventù importanti. Credo che non gli giovi il fatto di essere amministrato da una persona che a torto o ragione si rende antipatico, o comunque non suscita empatia. Però sul piano meramente tecnico-tattico, Balotelli è uno che butta le porte per terra, che fisicamente è un animale,
che può giocare negli ultimi 16 metri occupando lo spazio interno tra i due centrali, può giocare anche un po' più dietro, può partire dalla panchina, perché al City, quando ha vinto lo scudetto, la Premier con Mancini, non giocava sempre lui, un po' giocava lui, un po' giocava Zeko, si davano il cambio, ed è un giocatore che non costa tantissimo. Se vuoi... andiamo per esclusione, Cavani va al Real o dovrebbe andare al Real? Esatto, per esclusione, il Real chi rimane? Si deve privare di Benzema, ma alla luce di, delle dichiarazioni fatte dal presidente, il botta e risposta anche su Twitter di Benzema, magari non è il caso che si possano riappacificare. Balotelli è un giocatore che tra la, sul piano idomistico, massimo sforzo tecnico-tattico, con un investimento economico limitato o comunque giusto, è il parametro che fa per il Napoli, perché uno che può fare la differenza, prima o poi dovrà mettere la testa a posto e esplodere definitivamente, se non si vuole bruciare come per esempio ha fatto Cassano, lo paghi relativamente poco rispetto a quelli che sono i valori di mercato. E ultima, ma questo non per questo ultimo come informazione, a Marsiglia lo danno per certo a Marsiglia, però il fatto che lui tentenni, non abbia ancora firmato, ha suscitato un po' di dissapori tra i tifosi organizzati del Marsiglia, che come ben sappiamo, avendole anche avuti ospiti qui da noi qualche stagione or sono, non sono, come si dice a Bolzano, dolci di sale. Dunque se tu prima ancora di firmare ti metti già contro la tifoseria organizzata, io credo che lui stia aspettando qualche cosa, non di meglio, perché il Marsiglia comunque è una realtà importante della Ligue 1, però io credo che sia lui che Raiola stiano aspettando magari una chiamata importante. Il Napoli è sicuramente un parametro importante da questo punto di vista. Domani Liberato c'è la festa, c'è la presentazione della squadra, del nuovo Napoli, però insomma il grande nome non farà parte. No, ma il grande nome non avrebbe fatto parte a prescindere, perché il grande nome poi ha fatto il mondiale, quindi in ogni caso sarebbe arrivato dopo, non è questo. Noi non abbiamo bisogno di un grande nome a tutti i costi, noi abbiamo bisogno di un giocatore funzionale. Non potendoti permettere il top player, come si dice, quello che costa 70-80 milioni e guadagna 10 milioni l'anno, una scommessa come quella di Balotelli, che ha solo 28 anni, non li ha ancora compiuti, ed è uno che potenzialmente è superiore a tutti i giocatori, i nomi di giocatori che si fanno. Questo io ho visto fare delle cose straordinarie anche quando arretrava, cambi di gioco di 60-70 metri con una facilità di calcio impressionante. Questo c'ha forza fisica, tecnica e tutto. A capo non è buono, come dicono a Trento. Perciò vi ho chiesto se fa il caso del Napoli, sì, dentro ma tu, e fuori ma tu da qualche parte dal devi, campo. Tu devi rischiare. Che se prendi i bravi ragazzi, che può permettersi il Napoli, non vai da nessuna parte. Ma De Laurentiis non... Non è un bravo ragazzo. Non li vuole. No, ma tu devi rischiare. Perché se tu prendi Inglese, ok? Inglese è un bravissimo ragazzo, professionista serio, però non ti dà... O prendi un fenomeno, Cavani, Benzema, Lewandowski, Agüero, e non te li puoi permettere, oppure devi andare a prendere quello che è fortissimo anche se la capa non lo aiuta, perché non è che ti puoi permettere il giocatore fatto e completo, devi rischiare da una parte. Io tra prendere un ciuccio tranquillo o un fenomeno un poco sballato, io vado sul fenomeno sballato, perché se ti indovina la stagione veramente questo ti sposta gli equilibri. Poi lo scorso anno comunque lui è andato in doppia cifra, ha fatto tanti gol a Nizza. È comunque una squadra, il Nizza sicuramente non è a livello del PSG o del Monaco, però comunque è un passo sotto Napoli, le due contendenti Napoli la Ligue 1. È un'arma a doppio taglio, se lui viene a Napoli può essere esaltato dalla sfida e fare grandissime cose, o perdersi in quelle che poi conosciamo benissimo essere le problematiche. Io credo che uno dei momenti importanti per la sua carriera sia stato l'arrivo di Roberto Mancini alla Nazionale, che crede tanto in lui. Si è speso tanto lui purtroppo con lui ha avuto, e secondo me recuperarlo alla Nazionale può essere stato lui purtroppo ha avuto un una momento grande, importante. Lui purtroppo ha avuto una grande sfortuna, lui avrebbe avuto bisogno di un Venglos come procuratore, ha beccato Raiola che gli ha fatto guadagnare soldi con la pala già da quando teneva 17 anni, che però gli ha rovinato la carriera. Spero che non faccia la stessa cosa con Donnarumma, ma ci siamo quasi avviati. E su questa su questo bell'augurio noi ci dobbiamo fermare perché il tempo è finito, quindi io vi ringrazio per l'attenzione, saluto Liberato Ferrara. Ciao Ilaria, a domani. Francesco Infranca, grazie. Buonasera per essere a voi, stato grazie qui. A te per l'ospitalità Ilaria.
Di nuovo i ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno seguito e quindi l'appuntamento è a domani alle 17 con speciale Di Maro. Buona serata. Questo programma è stato offerto da... Vacanze da sogno in Trentino presso la residenza turistica RTA Nevesole Folgarida, situato nella Val di Sole. La struttura offre ai suoi clienti la comodità di usufruire di appartamenti con angolo cottura, camere doppie o singole, saune, sala giochi e altro ancora con i servizi di un hotel. Cosa aspetti? Contatta il numero 046 3988 111 e rendi unica la tua vacanza. Le attese sono scrigni di ricordi che il tempo rende labili. I pensieri e le immagini si rincorrono alla ricerca di sensazioni perdute. Delicatezza, l'unicità del tuo sapore. Niente è perso. Tutto si trasforma.